i familiari di Alessio Costa, il giovane di 22 anni morto sul colpo nella notte tra venerdì e sabato scorsi in seguito all'incidente di Cogollo del Cengio, hanno potuto disporre della salma, organizzare il funerale e la sepoltura del proprio figlio e fratello. Mentre gli amici hanno organizzato una fiaccolata silenziosa per domani sera, la vigilia del rito di addio per tenere acceso il suo ricordo, si terrà sabato mattina alle 10:30 nella chiesa di Seghe di Velodastico, la località pedemontana dove il giovane dipendente della Siderforge Rossi Group abitava con i propri cari, poco lontano sia dal teatro del terribile incidente che ha interrotto la sua giovane esistenza che dal luogo dove si attendono decine di amici, colleghi di lavoro, gente del posto per rendergli omaggio. La piccola chiesa parrocchiale dedicata a Sant'Antonio da Padova non potrà contenere lo stuolo di persone che attendono la cerimonia, motivo per cui la protezione civile si sta attivando per allestire un tendone, un'alternativa dei gazebo capienti, che possa ospitare all'esterno chi non troverà posto dentro la casa dei fedeli. Da lì si potrà seguire in presenza la celebrazione e le testimonianze di chi vorrà riservare un tributo d'affetto ad Alessio attraverso un impianto radiofonico. Domani sera alle 20 si terrà la veglia di preghiera con la recita del Rosario presso la stessa chiesa di Via Bannini.